mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. La diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura. Questa selva selvaggia è aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Tant'è amara che poco è più morte, ma per trattar del ben che vi trovai, dirò dell'altre cose. Polifemo Eventi è a Castellaneta, nella splendida ed affascinante location dell'anfiteatro, per un evento di assoluto prestigio, la Divina Commedia Opera Musical. Beh, la Divina Commedia è nota a tutti, però interpretarla attraverso un musical in una, ripeto, in un quadro così affascinante, così suggestivo, non è cosa che capita tutti i giorni. E siamo con Andrea Ortis, che è appunto il regista nonché l'interprete di Virgilio. Parliamo di questa idea, di questo musical che ricorre appunto per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ecco, come dire, fondere il moderno con il padre della lingua italiana. Sì, che di fatto è un uomo del 300, medioevale, ma splendidamente moderno. I temi toccati nella Divina Commedia oltre 700 anni fa sono i temi che parlano all'uomo d'oggi e che raccontano le nuance, le sfumature dell'uomo d'oggi. La storia di Francesca o di Pia dei Tolomei sono storie di femminicidio del 300, ad esempio. L'uomo nella selva oscura, perso in una crisi depressiva profonda, è l'uomo dell'oggi, ossessionato, corrotto a volte, come lo è stato Dante, lo è oggi l'uomo, soprattutto anche in questo periodo pandemico, dove tutto sembra anche perso. Forse emerge la fragilità, che è una nota costante della natura umana. Sì, e mi collego a questo, ma la fragilità non è un difetto, o è proprio il difetto la miccia che accende un percorso. E questo è straordinario, cioè l'essere umano è uno sviluppo, ha una possibilità di redenzione, di vittoria, anche partendo dalle retrovie. Interpreta Virgilio, o queste reminiscenze classiche degli studi classici, fatti non foster a vivere come bruti, ma a seguir virtute e conoscenza, diceva Virgilio. Questa figura di Virgilio, la guida di Dante,
lui peraltro non credente. Esatto, bellissimo. Dante sceglie un non credente, un pagano, diciamo, per fare un percorso che è un percorso di fatto verso Dio, e lo sceglie come guida, diciamo quasi come una guida turistica che lo accompagna però fino a un certo punto, cioè fino al purgatorio o a un certo punto dove poi Virgilio lascia, diciamo, questo compito di guida a chi è più giusto di lei, ma di lui che è Beatrice poi. Virgilio, il passo che lei ha recitato è quello che riguarda poi Ulisse, che Dante mette in bocca ad Ulisse nel 26esimo canto dell'Inferno, in un momento magnifico e strepitoso. Virgilio rappresenta la ragione, il mondo classico, che è la base culturale sulla quale Dante è nato e che conosce. È un mondo classico che parlava latino, ma come ha detto lei giustamente prima, il padre della lingua italiana sceglie un'altra lingua che diventa il primo sistema identitario di tutti, che è la lingua volgare, cioè la lingua del popolo, della gente, perché quel messaggio della Divina Commedia potesse arrivare proprio a tutti e non solo a quelli che conoscevano il latino. Lussuria, superbia e avarizia, ostacolo che lo spinsero a rovinare in basso loco e ad essere perso se non fosse che un uomo, o quello che sembrava un uomo, gli si pose davanti, mantovano, poeta che cantò di Enea, il maestro di ogni ragione, il mondo classico in persona. Era lì, mandato proprio da lei, ed era lì per lui. Andiamo alle caratteristiche tecniche di questo musical. Eccoci. Preannunci qualcosa? Sì, in realtà questa è una versione concertuale estiva per piazze bellissime, per città bellissime come questa, non è la versione full che è invece una macchina molto grande con oltre 70 persone, ma sapete tutti qual è la situazione teatrale attuale. Questa già è tanto. Sì, già è tanto, infatti. Questa è una riduzione concertuale, sono delle arie composte, tra l'altro questo è un musical che va in scena da 15 anni nei maggiori teatri italiani, che siamo stati al Senato della Repubblica come più prestigiosa opera musicale italiana, che riguardasse Dante proprio in questo anno qui. E diciamo che si alternano i personaggi must della Divina Commedia, quindi Dante incontra non solo Virgilio ma Francesca, Pier delle Vigne, Ugolino, poi Pia dei Tolomei, Catone, fino a Beatrice, fino chiaramente a un clou finale. In questa versione particolare sono alternate da delle letture che introducono e che spiegano anche, diciamo, la bontà del canto, la parafrasandola ma in maniera con un lessico molto, diciamo, molto moderno, molto anche diretto, all'interno di un sistema luminoso pop, quindi la modernità della quale lei parlava prima è anche possibile in un sistema di pop art, quasi direi, come colori e come effetti. Chi è l'uomo che non è più? Vissi per le parole, uniche compagne della mia vita. Chi sei stato allora? Poeta, poeta sono stato e ancora sono. Virgilio, il mio maestro. Io ero tra color che son sospesi, e donna mi chiamò beata e bella, e disse: vengo dal luogo dove tornar desio. E fu l'amor che mi mosse e che mi portò qui ad incontrarti e a poterti parlare. L'amore. Allora non sto sognando. Quella luce, prima. Lei che ho visto in cima alla montagna. Sì, è lì che ti aspetta. Aspetta.
ma questa selva e questa notte mi imprigionano, ed io non so affrontare le sue belve. Aiutami, maestro. Aiutami. A te conviene tenere altro viaggio, ove udrai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, e poi vedrai color che son contenti nel fuoco, perché speran venire alle beate genti, alle quali poi, se tu vorrai salire, anima fia ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire. Attraverseremo il regno della morte fino a raggiungere l'amore. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore. Presentata da vice sindaco, dalla vicepresidente del consiglio. Abbiamo fortemente voluto tributare questo omaggio a Dante, al sommo poeta, con professionisti di altissimo livello, ma non hanno bisogno che li presenti io. L'avvocato Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta, nonché presidente della provincia di Taranto. Beh, sindaco, una location fantastica, un fare cultura con la C maiuscola, ma anche intrattenimento.
Beh, assolutamente sì, noi abbiamo fortemente voluto questa iniziativa all'interno di un cartellone estivo molto ricco di eventi che ha riguardato e sta riguardando sia Castellaneta, centro urbano, sia la nostra splendida marina. Questa un po' è una chicca perché volevamo noi tributare questo omaggio al sommo poeta e lo abbiamo fatto con professionisti di altissimo livello che sono certo stasera ci regaleranno bellissime emozioni. Sono contento per i tanti castellanetani ma anche per i turisti che stanno qui e che potranno godere di questo bellissimo spettacolo. E poi noto che si stanno rispettando davvero in maniera meticolosa le norme anti-Covid. Assolutamente sì, questo è un limite che ci siamo imposti. Noi come amministrazione siamo stati chiari fin dall'inizio. Se da un lato condividiamo la necessità, l'esigenza di ripartire, dall'altro lato non possiamo abbassare la guardia. Vanno rispettate tutte le indicazioni delle autorità, vanno rispettate le norme, nella maniera più assoluta si può trasgredire, ma dobbiamo comunque ripartire. Quindi questa serata è all'insegna della ripartenza. Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi che hai pietà del nostro mal perverso.
anche il prossimo appuntamento che abbiamo anche detto ieri, il 21 ci saranno i Terra Ross a Castellaneta Marina sul sagrato della chiesa Stella Maris, e poi comunque ci saranno anche ulteriori eventi per culminare poi il 4 settembre. Giuseppe Angelillo, vice sindaco di Castellaneta, una bella partecipazione. Castellaneta assume un abito, una veste culturale, e con chi farlo se non con il sommo poeta? Parliamo della Divina Commedia. Una Divina Commedia però resa moderna attraverso il musical. Sì, certo, è un appuntamento importante quello che aspetta i nostri cittadini, e anche i turisti questa sera, perché si porta in scena Dante, ma con una veste assolutamente insolita, con un bel musical che tra l'altro è di una compagnia importante che fa il giro di tutta Italia. E siamo contenti di portare a Castellaneta questo tipo di spettacoli, perché è bello il divertimento, sono belle anche le serate di musica danzante, però portare anche la cultura, portare Dante è qualcosa di importante, perché si porta tra la gente comune qualcosa di interessante, di nuovo, di innovativo. E il cartellone estivo di Castellaneta aveva proprio come obiettivo quello di far divertire, ma anche di portare cultura e momenti di intrattenimento anche serio nelle nostre serate. Rimase sopraffatto dal racconto di Francesca. Svenne, travolto dalla passione, svenne e cadde, come corpo morto, cadde.